Questa mattina ho deciso di portarvi con me perché andremo a raccogliere le bacche di Sambuco per preparare la nostra marmellata alle bacche e alle mele, tipica proprio di questa stagione. Oltre ad esplorare appunto le bacche del Sambuco, andremo anche a vedere, a conoscere se ci sono delle erbe anche che possiamo raccogliere e utilizzare proprio in questo tempo. Adesso si dice di fare molta attenzione al sambuco per non confonderlo con un'altra pianta che ho qui. Si chiama ebbio. In realtà si può veramente facilmente distinguere. Innanzitutto l'ebbio fiorisce nei mesi di giugno fino ad agosto, quindi lo troviamo a luglio ed agosto. Poi è una pianta che, se la guardiamo da vicino, è completamente diversa. È vero che le foglie ci possono ricordare vagamente il sambuco. Questa è una pianta tossica, ma in generale in passato si utilizzava. Io non la utilizzerei tutt'oggi, anche perché ci vogliono determinate preparazioni. E solitamente è proprio questa infiorescenza centrale in questa fascia e due laterali. È proprio diversa dal sambuco, che invece ha più un'apertura ombrello dei suoi fiori. Sono molto più piccoli, sembrano tante piccole stelline. Anche avvicinandomi, anche l'odore di questa pianta è completamente diverso, non è gradevole quanto quello del sambuco. Intanto ne approfitto per farvi vedere purtroppo una specie molto molto invasiva, questa, la Popillia japonica. Purtroppo sta invadendo qui le nostre campagne nella pianura padana. Mangia di tutto, dalle viti alle betulle al salice, veramente la si trova ovunque, e purtroppo non ha molti predatori naturali. Leggevo che è solo lupupa, a quanto pare. Qui tra l'altro si stanno riproducendo proprio allegramente, quindi olè. Come vedete si mangia tutto, piante velenose, non velenose. Ma torniamo sul nostro percorso alla ricerca delle bacche di sambuco. Ma ci sono anche loro, le more. Eccole qui, sono proprio le prime, stanno maturando adesso. Queste non le raccolgo perché sono proprio vicino al sentiero, qui passano delle macchine. Insomma, hanno un po' di polvere, adesso sono tutte rosse, bellissime. Questo luogo che vedete dietro di me sono delle risorgive. L'acqua qui è purissima, veramente trasparente. Una buona temperatura, direi sui 10 gradi, un posto magico, come tutte le risorgive che io amo profondamente. Penso che trovare un sambuco sia una delle cose più semplici che si possa fare, almeno in pianura padana, ma è diffuso in tutta Italia, quindi. Ecco, vi faccio vedere da vicino
i suoi frutti. Questo qui, ecco, in particolare questo per esempio, faccio vedere cosa raccoglierei e cosa no. Questo non lo raccoglierei ancora, questo grappolo. Ci sono due regole: la maggior parte delle bacche dovrebbero essere proprio nere, quindi di questo colore. Bacche rosse vuol dire che sta ancora maturando. I gambetti poi dovrebbero essere tutti rosati. Qui ancora c'è del verde, quindi non è ancora pronto questo grappolo, li lasciamo lì. See you next time. Mentre un ramo che si può raccogliere facilmente è questo qua. Questo è maturo. Questo è maturo, un po' mangiucchiato però, vediamo se riesco a fare di meglio. Qui ci sono meno bacche rosse. È molto importante raccogliere le bacche mature, poiché quelle non mature sono un pochino tossiche, quindi evitiamo. Questo albero, quelle un po' più mature sono un po' impervie, sono là nell'angolino, vediamo se ce n'è un altro magari più maturo. Vedete quell'albero lì, isolato, nel campo? Quello è un sambuco, piccolo, simpatico sambuco. Quello dietro è un salice, salice bianco. Vabbè, però se vi presentate così, ragazze, io vi devo raccogliere per forza, assolutamente, care more. No, vabbè, ma questo è l'angolo ufficiale dell'abbondanza. Guarda, un sacco di more, tantissime. E poi, ecco, finalmente, questi sono grappoli pronti. Guarda che meraviglia, neri, scuri. Lo si vede anche dai ramoscelli del grappolo, che sono veramente scuri, vuol dire che sono pronti. Meravigliosi. Qualche bacchettina verde, ma direi pronti.